Integratori sì, integratori no. Vediamo di fare un po' di chiarezza in questo marasma di scatolette. Vai con la sigla. Esattamente 2 giorni fa sono tornata da Bologna, dove ho partecipato al congresso del SINUT, la Società Italiana di Nutracetica, dove ho potuto approfondire un po' le mie conoscenze proprio riguardo questa materia. I nutraceutici sono gli integratori alimentari e oggi vorrei condividere con voi alcune informazioni. Si incontrano mediamente 2 diverse categorie di persone: coloro che non credono negli integratori e non li vogliono prendere perché sostengono che non facciano nulla, e coloro che invece sono dipendenti proprio da questi, per cui prendono integratori per qualsiasi cosa. A questo congresso hanno partecipato veramente tantissimi docenti universitari, tantissimi ricercatori, che hanno portato numerosi studi clinici in cui si dimostra l'efficacia degli integratori quando ce n'è bisogno. Per esempio, in una situazione borderline dell'ipertensione, aiutarsi con un integratore può prevenire proprio l'insorgenza della patologia stessa e migliorare quindi i livelli di pressione, ovviamente se associato a una corretta alimentazione e a dell'attività fisica. Per cui gli integratori sono una mano, aiutano i pazienti, aiutano tutti quando ce n'è effettivamente bisogno. Prendere degli integratori quando non c'è necessità, invece, possono essere talvolta addirittura dannosi o comunque non servire a nulla. Per cui è importante che l'integratore venga preso anche con cognizione di causa, e per questo deve essere generalmente prescritto da un medico curante, da uno specialista o comunque assunto dopo un consiglio in farmacia o in erboristeria. La risposta è no, gli integratori non sono tutti uguali. E questo lo possiamo anche vedere dai prezzi che hanno. Al supermercato gli integratori costano pochissimo, invece in erboristeria, in farmacia e in parafarmacia troviamo degli integratori con dei costi sicuramente maggiori. Questo perché gli integratori che costano di più hanno sicuramente degli standard qualitativi più alti. Questo vuol dire, a parte una maggiore concentrazione di principio attivo, quindi proprio un maggior contenuto del nostro integratore in quantità, ma anche in biodisponibilità, ossia della capacità del nostro organismo poi di assorbirlo questo principio attivo, perché se noi prendiamo un principio attivo che ha un integratore che ha una bassa biodisponibilità, questo passa il tratto gastroenterico, non viene assorbito. Allora a questo punto un prezzo basso è un indicatore anche di scarsa qualità e sono soldi buttati via, non sono soldi risparmiati. Invece gli integratori e quelli che costano di più hanno sicuramente alle spalle una maggiore ricerca e anche una maggiore qualità del principio attivo stesso, sia per quanto riguarda l'estrazione, per quanto riguarda anche la sua origine e la sua importazione. Per cui gli integratori non sono tutti uguali. Bisogna fare attenzione alla qualità dell'integratore e per questo anche qui è importante seguire il consiglio dello specialista, del medico di base, del farmacista o dell'erborista che ce lo sta consigliando o che ce lo sta comunque proponendo in vendita. Non essendo farmaci, generalmente gli integratori vanno presi per dei periodi più prolungati perché il loro effetto si vede proprio sul lungo termine, per cui prendere un integratore 2 giorni e poi dimenticarselo per un mese non ha molto senso. È molto importante negli integratori, così come nei farmaci, anche mantenere l'aderenza alla terapia. Mi raccomando, prima di prendere un integratore, l'ultimo consiglio che vi do è di confrontarvi sempre con il medico, perché se state facendo dei farmaci, a volte questi possono andare a interagire con i farmaci stessi, andandone a compromettere l'efficacia. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, l'appuntamento a settimana prossima con i buoni propositi del lunedì.